L'avvocato è il mediatore. L'avvocato è il mediatore ogni giorno, nel proprio studio, quando si confronta con i colleghi. L'avvocato è il mediatore quando tenta anche di sopire il pathos che ha il cliente. Perché deve sì recepire la paura, la preoccupazione, l'istanza che chiede il cliente, ma nello stesso tempo lo deve, come dire, deve mettere da parte lo stato d'animo per poter poi difendere e tutelare al meglio gli interessi del cliente. Quindi io credo che non è corretto, ed ecco perché giustifico poi anche la posizione dell'avvocatura all'indomani dell'introduzione della legge sulla mediazione, sulla medioconciliazione delle controversie civili, perché credo che la funzione nostra è quella di mediare e di, soprattutto oggi che la lungaggine del processo ovviamente non porterà sicuramente a una giustizia certa. E anche perché credo che, avvocato Falcone, credo come lei che la giurisdizione è l'estrema ratio. Si deve arrivare quindi al processo quando non c'è più alcuna strada, ma è necessario che gli avvocati, gli operatori del diritto, tentino la conciliazione per due ragioni, secondo me. La prima è che purtroppo il processo e la pesantezza del processo non tutti i cittadini lo possono sopportare con questi tempi, perché l'avvocato, il professore ha parlato dell'esperienza, ha portato l'esperienza spagnola. In Spagna si lamentano, e io l'ho constatato qualche anno fa quando sono andata a Barcellona per, come delegata, ero delegata per l'Italia, per l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, per il gemellaggio tra avvocati italiani e avvocati di Barcellona, giovani avvocati cataloni, e loro non riuscivano proprio a comprendere come un processo civile potesse durare 8 anni in Italia, quando loro si lamentano che il processo civile in Spagna dura 8 mesi ed è già in primo grado e in secondo grado 1 anno, mentre noi sappiamo benissimo qual è il tempo. Allora non tutti gli assistiti, non tutti i cittadini possono sopportare questo stato d'animo che è il processo, anche perché non riescono a capire che molte volte la lungaggine del processo è dovuta proprio al processo in sé, ai tempi del processo. E lì poi bisognerebbe fare una parentesi, perché forse il legislatore dovrebbe intervenire per riformare il processo civile e il processo penale, tenendo proprio conto che il processo deve essere celere e certo, proprio per dare certezza al diritto. Quindi credo che quando l'avvocatura 2 anni fa prese una posizione dura, netta contro la mediazione, non era contraria alla mediazione in sé, proprio perché nelle sue funzioni, il codice deontologico all'articolo 36 parla di questo, quindi anche il nostro codice di comportamento, perché il codice deontologico raggruppa poi una serie di norme che riguardano appunto la professione, il comportamento che l'avvocato deve avere nei confronti dei clienti, dei colleghi, dei giudici. È la nostra, proprio se il codice deontologico stesso parla di questa funzione, se lo stesso legislatore regola e riconosce all'avvocato la funzione di mediatore, per esempio penso al processo penale davanti al giudice di pace, dove la prima udienza è un'udienza filtro, dove il giudice invita le parti e invita anche gli avvocati a trovare, i difensori, a trovare una soluzione, una composizione penale. Eppure parliamo di un processo penale, ma perché? Perché lì l'interesse da tutelare, il bene da tutelare non è un interesse pubblico, ma è un interesse che tocca, diciamo, il privato, per esempio la diffamazione, tutti questi reati che io li chiamo, come il mio professore di diritto penale Moccia, di reati bagattellari, che non dovrebbero proprio entrare nelle aule di giustizia, così come nel civile, nel processo civile, non dovrebbero entrare alcune controversie. Allora lì la mediazione è importante ed è lì che è obbligatoria la mediazione, perché davanti al giudice devono arrivare solamente tutti quelle richieste di tutela che non possono, vocativamente, naturalmente, non possono essere ovviamente mediate. Ed è qui mi concordo con Salvatore Muleo.
l'usucapione. L'usucapione non può essere mediata, perché lì si accampa il diritto di proprietà. Come si può pensare, come è potuto pensare il legislatore che l'usucapione potesse essere, anche per l'usucapione potesse essere previsto quale strumento obbligatorio della mediazione? Non, ci sono dei beni che non possono essere mediati, dei diritti che non possono, però per tutti gli altri, per quelli di poco conto, anche di natura economica di poco conto, credo che la mediazione potrebbe essere necessaria, non come strumento deflattivo, perché il legislatore del 2010 pensava di poter risolvere il problema che non ha risolto per anni della lungaggine del processo attraverso questo istituto. Sarebbe troppo semplicistico pensare a questo, e anche i dati poi nei 2 anni ci hanno fatto capire che effettivamente poi questa deflazione del contenzioso non c'è stato. Quindi il legislatore dovrebbe sicuramente riformare il codice del processo civile e del processo penale, lasciando da parte tutte quelle garanzie che oggi sono, come dire, quegli istituti che erano giustificati durante il periodo fascista, e anche per esempio nel processo penale la domiciliazione, il cliente, l'imputato si deve domiciliare presso lo studio, così si evita il problema delle notifiche, perché bisogna dare certezza al diritto. E in buona sostanza io credo che il legislatore deve fare il suo dovere, che negli ultimi 20 anni, e concordo, non ha fatto, perché gli ultimi provvedimenti giurisdizionali dei tribunali di merito, ma anche della Corte di Cassazione, che cosa fanno capire? È che spesso il giudice si sostituisce a un voto legislativo, la fecondazione assistita. Negli ultimi 6 mesi i tribunali si sono sostituiti a un legislatore che è stato inefficiente. È questo che noi avvocati, noi giudici dobbiamo porre l'attenzione quando parliamo, discutiamo di queste questioni con i cittadini, perché spesso i cittadini non hanno frainteso qual è la funzione dell'avvocato e qual è la funzione del giudice. La funzione dell'avvocato pensano che sia un imbroglione che ha voglia di fare cause, di moltiplicare le cause, quindi di abusare del diritto del processo, e il giudice che molto spesso non interpreta gli umori dei cittadini. Quindi io concludo ribadendo appunto che l'avvocato ha la sua funzione, tra le tante funzioni è proprio quella di mediare, e questo vorrei leggere quello che diceva Piero Calandrei degli avvocati, proprio perché credo che attraverso queste parole si possa capire come gli avvocati effettivamente sono dei mediatori, perché l'avvocatura per Calandrei e anche per me, io credo molto nella professione, ho un grande senso, un alto senso della giustizia, ecco perché ho deciso di iscrivermi tanti anni fa alla facoltà di giurisprudenza, perché volevo fare l'avvocato, volevo essere avvocato, volevo aiutare, volevo essere portatrice degli interessi dei miei clienti. L'avvocatura, diceva Calamandrei, è una professione di comprensione, di dizione e di carità. Nel suo cuore l'avvocato deve mettere da parte i suoi dolori per far entrare i dolori degli altri. L'avvocato alla vigilia della sentenza non può essere tranquillo. La tragedia dell'imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacera. Grazie.